Vittorie dal lungo in classifica per il notaresco che piega la resistenza di una buona sangiustese, colleziona il 14° successo in stagione in 16 giornate e vola a più 10 sulla seconda, Recanatese, fermata sul pari ad Agnone dal Vasto Girardi. È una marcia sempre più inarrestabile per la squadra del presidente Salvatore Di Giovanni, che sta letteralmente dominando il girone F. E ad un turno dal giro di boa sale alla quota record di 43 punti, nessuno nel campionato di Serie D come Capitan Salvatori e compagni. Una spettacolare coreografia organizzata dai tifosi con palloncini rossi e blu, striscioni e bandiere accompagna al pari dei bimbi della scuola calcio della Pro Notaresco del presidente Lucio Di Crescenzo l'ingresso in campo delle due squadre. Il tecnico Roberto Vagnoni deve rinunciare agli squalificati di Stefano e Frulla e agli infortunati Marcelli e Gallo. Maglia da titolare per Morganti sulla corsia di sinistra, conferma per Stivaletta a difesa dei pali Monti al nuovo esordio a Notaresco dopo il ritorno da Montevarchi. Sul fronte opposto 4-5-1 per Senigallesi con il solo Mingiano, 8 reti, davanti e Fabbri ad agire sulla fascia, pesante l'assenza di Perfetti sulla linea mediana. Ed è la compagine ospite ad iniziare meglio con le scorribande dello stesso Fabbri sulla corsia sinistra a creare scompiglio. Una punizione al minuto 12 attraversa tutta l'area e finisce sul fondo. Pochi minuti ancora e mister Vagnoni inverte la posizione ai due cursori di fascia in difesa. Ghiani a destra, Morganti torna a sinistra. La prima risposta della capolista arriva al 25° con una combinazione nello stretto tra Cancelli e Sansovini. Il tiro del primo termina alto di poco. Ancora 7 giri di lancette e il notaresco passa, azione in linea dalla sinistra e perfetto l'assist di Sansovini che pesca in area Giacomo Romano. Deviazione di prima intenzione sotto porta del numero 9 rossoblù e palla all'angolino basso alla destra di un incolpevole Chiodini, 7° centro in stagione per l'ex Isernia. Grande esultanza in un Savini gremito in ogni ordine di posto. Appena 2 minuti dopo, pronta risposta della Sangiustese. Dal limite Mingiano impegna Monti. Sulla corta respinta Boschetti anticipa Morganti, ma la palla viene bloccata dal numero 1 di casa. Doppia emozione prima del riposo nello spazio di un minuto appena. Al 45° ci prova Mele dalla distanza con grande coordinazione ma senza fortuna. Qualche istante più tardi il diagonale di Sansovini, ben servito dal neo entrato di Cramellà, finisce alto. Dopo l'intervallo il notaresco entra con piglio deciso e sfiora il raddoppio dopo appena 30 secondi, ma a Giacomo Romano non riesce il tapin vincente dopo la respinta di Chiodini. Stessa sorte per il fendente dalla distanza di Stivaletta al quarto. Poco dopo il quarto d'ora, quando le sostituzioni dei due allenatori iniziano a prendere il sopravvento, altra palla gol per la prima della classe con il tiro di Sansovini che trova attento Chiodini. Al 40° va segnalato l'ingresso del contemporaneo esordio assoluto in Serie D per Matteo Sorrini, classe 2003, prodotto del vivaio della società del presidente Di Giovanni, in luogo di Morganti. Per lui nel complesso 9 minuti giocati con il piglio giusto. Il match prosegue senza particolari sussulti fino alla fine e dopo 4 minuti di recupero arriva il fischio finale di Gandolfo Di Bra che sancisce la vittoria numero 14 nelle ultime 15 giornate per una squadra che colleziona un record dietro l'altro e fa sognare i propri tifosi.